Io non so cosa bisogna comprare, eh. Solo 24 yen. Guardate quante alghe ci sono. Prendiamo le nori dalla Corea. Sebe e Kumiko fanno le brave personcine di casa recandosi al supermercato per trovare tutto l'indispensabile per preparare un bento perfetto e farci venire fame. Oggi facciamo la spesa con Kumiko. Yeah, ok. Quindi oggi andiamo a fare la spesa al supermercato per lo bento. Ok. Bene, spesa con gnocca di bambù. Kumiko. Come va? Bene, bene. Bene. Bene, come va ga? Genki? Come va ga? Come va? Come va? Genki? Genki, ah, genki. Genki. Genki vuol dire bene, tutto bene. Cosa dobbiamo comprare? Nani okai bai? La costosissima frutta? No. Kyuri? Qua, il cetriolo. Kyuriski? Kyuri? Oh. Mm. Le piacciono i cetrioli? Vabbè. Così. Domanda a cazzo. Allora, io non so cosa bisogna comprare, eh. Guardate che capelli meravigliosi che c'ha oggi Kumiko. Kyoka mi chiede i desni. Arigato. Ti ha detto che c'ha dei bei capelli oggi. Grazie. Grazie. Abbiamo preso un onion. Prendiamo questa che costa di meno. Solo 24 yen. Praticamente costa... Dove vai? Wakandai. Wakandai. Questa cipolla costa solo 29 yen. Quindi sono tipo... 30 centesimi, 20 centesimi. Ok, quindi abbiamo preso un cetriolo, una cipolla e una patata. Guardate qua quante cose buone che ci sono. Oh, il parmigiano! Cioè il parmigiano reggiano da mettere sulla pasta. Questo è l'Italian Kona? So. 8 euro per un bel po' di olio extra vergine. La pasta al peperoncino. Oh, guardate che ci sono gli hanami anche dentro. Si può fare hanami anche dentro il supermercato. Cos'è? Io? La maionese giapponese! Che ha l'80% in più di calorie in meno. Oh mio Dio. Cosa ci serve ancora? Praticamente ci sarebbero queste winna che sono già a forma di taco. Oppure queste winna che dobbiamo fare noi a forma di taco. Il taco sarebbe il polipo. Ma siccome la nostra Kumiko va a Jishingaru, prendiamo queste e ce le farà lei a forma di polipo. Yay! Tamago? Io. Adesso andiamo alla ricerca dell'alga, che è forse la cosa più importante di questo evento. Guardate quante alghe ci sono. Siccome dal 9 al 12 aprile vado a trovare Soul Mafia, prendiamo le nori dalla Corea. You know? Yes! Tomodachi ai ni. Demo kankoku yoku iku kara kondo kite. Gli ho detto anche lei di venire in Kankoku. Kankoku sarebbe la Corea. La Corea del Sud, ovviamente. Invece la Corea del Nord si chiama Kitachosen. Vabbè, qua ci sono tutte le cose per le nori, per i bambini. Vedete, questo qua sarebbe da mettere sotto quando si fa hanami. Oh, guardate questo. E Corea. Buongiorno. Questo è per fare praticamente gli onigiri tipo i combini. Però non ci serve, scusa, andiamo a comprarlo al Kobidi. Prendiamo questo. Guardate che carino. Comunque questo è questo personaggio fighissimo che sarebbe praticamente il tuorlo di un uovo. Ah, ista da kara. Core. So. Non sappiamo neanche se da mangiare o meno. La nostra Kumiko non capisce. Do? Tameste mitai? Try suru? Iranai? Ista? Non c'è mai, no? Vabbè, siccome non sappiamo che cos'è, nel dubbio non lo compriamo. Apriamo insieme quanto è stata la spesa. Siamo già a 6 euro. Ve lo dico in giapponese che faccio casini. È costato 1373 yen. Arigato gozaimasu. Wow, è costato pochissimo. Quindi non è costato moltissimo. Adesso mettiamo... Dimonga marigioso janai kore. Non sono bravissimo a mettere giù le cose per la spesa. Ok, quindi abbiamo fatto la nostra spesa. E adesso andiamo a cucinare lo bento. Oggi cucino obento. Obento. Oggi cucino. Oggi cucino. Obento. Vabbè, quindi adesso che abbiamo comprato tutto questo ben di Dio, andiamo a cucinare l'obento. E quindi nel prossimo video vi faremo vedere Seba e Kumiko che cucinano obento. Fateci sapere nei commenti se avete delle domande o cose che volete sapere. Comunque questi obento li andiamo a cucinare, perché poi andremo a fare hanami, che vorrebbe dire andare a vedere i fiori di ciliegio mentre ci gustiamo il nostro bento e mangiamo con i fiori che ci cadono addosso. Quindi ciao. Ciao. Ciao ciao.